Ci sono volti tesi, altri invece più rilassati, c'è chi è soddisfatto del lavoro svolto e chi non è convinto, chi ha trovato le tracce proposte stimolanti e chi le ha criticate. Come ogni anno, opinioni diverse fuori dalle scuole comasche dopo la prima prova dell'esame di Stato, il tema d'italiano. Le scelte del Ministero sono state Calvino, con il sentiero dei nidi di ragno per l'analisi del testo, la resistenza per l'argomento storico, il premio Nobel per la pace Malala e il diritto all'istruzione per il tema di ordine generale. Per la tipologia B, che prevede la stesura di un saggio breve o un articolo di giornale, quattro gli ambiti proposti: artistico-letterario, con una riflessione sulla letteratura come esperienza di vita, socio-economico, con al centro la competenza del cittadino nella vita, appunto, economica e sociale, storico-politico, sul ruolo geopolitico del Mediterraneo, e tecnico-scientifico legato ai cambiamenti del modo di comunicare innescati da elettronica e informatica. Una traccia, quest'ultima, molto gettonata. La traccia era, diciamo, quella migliore, secondo me, era un po' più attuale rispetto alle altre. Mi sono più concentrata sulla dipendenza che, ad esempio, il cellulare può causare sui giovani. Ho parlato più del concetto di lontananza, che grazie ai telefonini, a internet, ai nuovi mezzi di comunicazione non esiste più. Alla fine ho scelto socio-economico, che si parlava delle nuove competenze che bisogna avere, sviluppare, e quindi ho deciso di fare questo anche per il mio indirizzo, essendo socio-psicopedagogico, nuovo scienze umane. Apprezzata anche la traccia del tema di ordine generale, che come punto di partenza aveva la frase del premio Nobel per la pace Malala: un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Penso si spiegasse abbastanza da sola, diciamo che ci ho più girato attorno. Ho detto che dovremmo essere noi più attivi a condividere con altre persone, altre culture, questo diritto. Io sono partita parlando di come è nata la scuola di massa, che è quindi quella in cui si afferma la scuola, l'istruzione come diritto per tutti, poi parlando della sua situazione e finendo con i fondamentalismi. Il tato traccia era scattato già da giorni, molti oggi sono rimasti stupiti perché avevano immaginato argomenti diversi. Su Expo anche l'importanza dell'alimentazione io me la sarei aspettata. L'analisi di testo sinceramente non ho capito molto il senso, era il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, che pensavo facessero qualcosa sulla prima guerra mondiale visto che è il centenario, non la seconda. Dopo il tema, domani prova di indirizzo per i 3.640 studenti lariani alle prese con l'esame di maturità. Latino al classico, matematica allo scientifico, scienze umane nell'omonimo liceo, la lingua studiata in modo più approfondito nei 5 anni al linguistico.